Stiamo parlando con Giuliana Moreno. Io le chiedo, cos'è per lei la creatività e se secondo lei si può insegnare con un metodo e come? La creatività, secondo me c'è una buona parte della creatività è innata, nel senso che ci sono persone che per natura riescono ad incanalare l'immaginazione in poi pensiero creativo e persone che questo passaggio lo fanno con più fatica. Ciò detto, in termini poi di comunicazione, la creatività per me è tutto, nel senso che c'è creatività nel marketing, c'è creatività nella strategia ed è anche secondo me la parte più importante e forse per alcuni aspetti più interessante, oltre che nella grafica, quindi proprio nell'aspetto più visuale, Però anche nella strategia la creatività è importante. La creatività è fondamentale nella strategia perché altrimenti non nascerebbe niente di nuovo, quindi la cosa importante per noi, soprattutto nel momento in cui il mondo è sempre più veloce, o adeguiamo le nostre strategie in maniera creativa, quindi siamo sempre in grado di fare qualcosa di nuovo e di diverso e di utile, oppure non ha molto senso. La creatività secondo me deve avere di base questo, il fatto di essere nuovo e utile. Nuova e utile, quindi sì. La creatività deve essere innovativa o deve generare innovazione? Sì, altrimenti diventa altro, diventa arte, però l'arte è un'altra cosa. Quindi l'arte non è pubblicità. Cioè. No, secondo me la pubblicità non è arte e l'arte non è pubblicità, sono due cose diverse. Se faccio comunicazione ho bisogno di essere nuovo e di essere utile, se faccio arte posso tranquillamente non essere utile e forse posso anche non essere nuovo, naturalmente prendendomi tutti i rischi di questa scelta. Certo. Un'ultima domanda, come viene applicata la creatività in internet, quindi sul canale, internet è un mondo vastissimo, ci sono le applicazioni, ci sono i banner, c'è un mondo direi enorme, ma la creatività gioca un ruolo fondamentale immagino anche in questo canale? Ma sì, assolutamente. Io devo dire, per quello che riguarda il mio lavoro, io mi occupo soprattutto di conversazione, social, co-creazione e così via, quindi sono immersa nella creatività costantemente. Io vivo molto gli aspetti della creatività, ad esempio non legati all'interfaccia, ma legati proprio alla strategia, alla capacità di immaginarsi delle cose totalmente diverse, totalmente nuove. Possiamo fare un esempio? Di un'innovazione, di un esempio di innovazione, non so, anche il fatto di noi abbiamo fatto diverse cose interessanti, abbiamo creato un sito insieme a quelli che poi sarebbero stati gli utenti di questo sito, quindi anche c'è anche l'interazione anche con il pubblico, il consumatore, sì, assolutamente, che invece con la televisione, con la carta, soprattutto con la carta stampata è difficile avere. No, non si può avere. No, semplicemente non parla. Scoprendo fra l'altro che quello che noi chiamiamo il consumatore in realtà è molto più competente di quanto noi poi come professionisti non ci immaginiamo e è capace effettivamente di quello scarto, quel balzo di creatività che viene dal fatto di vivere nel mondo e non dentro l'agenzia, dentro l'azienda, quindi in un mondo in cui certi paletti sono già fissati. È più facile per un consumatore immaginare e poi immaginare e rendere utile quello che poi si va a realizzare. Ok, benissimo, grazie. Grazie.